noi stiamo andando, stiamo partendo. Allora, questo è il grande giorno. Siamo già in ritardo. Spero che l'aereo non parta senza di me. No, io non c'entro nulla proprio. Campo di volo. Andiamo all'aeroclub. Un saluto da Dottor Palmas e Inga. Allora, questo è il nostro prossimo grande passo, ovvero non solo farvi venire in Moldavia, ma anche venirvi a trovare in Italia. E il nostro prossimo viaggio sarà verso Milano e certo, mi raccomando, fatevi trovare tutti a Milano perché sarà un evento da divertirsi. Prima Malpensa e poi Bergamo. Ok, poi anche Venezia e ci vedremo anche a Torino. Sardegna, certo. Ci andiamo? Sì. Andiamo anche in Sardegna, ragazzi. Ciao! Inga, ma se cade l'aereo dove cade? Nelle padocche. Sì, facciamo i popcorn. Ciao, questo è il pilota Mihai, io sono Inga. Questo è l'aereo dove siamo appena saliti. C'è l'esperienza sia per i vecchi che per gli anziani, certo. Che per i vecchi che... sia per i vecchi che per i giovani. Chuck, rifalla! Vai! C'è l'esperienza per gli anziani che vanno sul mongolfiera. E invece per i giovani questo qua. Ma gliel'hai detto che questo è rotto qua? No. Mi raccomando, se venite in Moldavia, Inga è la persona che vi porta... Che pilota l'aereo. Sull'aereo è la persona che... Se volete morire. Questo è un piccolo grande passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. Sta eseguendo tutta la checklist di controllo. Pazza, vibra tutto qua. Dando potenza, siamo sulla pista, ecco che è partito, si è staccato da terra. Sta planando praticamente, sta per atterrare nella pista d'erba, tutta d'erba, piena di erba, non quella da fumare. Ora scendiamo nelle pannocchie e facciamo i popcorn. Vi ho amati tutti. Grande campione, ciao. Ragazzi, ciao. Ehi, se poi venite in Moldavia e avete voglia di farvi un giro per i cieli della Moldavia, questo è un'ottima esperienza che vi consiglio. Un Cessna del 77, fantastico, vi fa fare un paio di piroette su per i cieli della Moldavia, vedete la città Chisinau e soprattutto avete la possibilità di affrontare la vostra paura più grande per chi ha paura di volare.
Io l'ho superata la mia paura di volare e penso che ci verrò più spesso qua.